Oggi parliamo del perché è più difficile perdere peso durante una dieta con il diabete che non. Ma prima, io mi chiamo Emanuele, sono uno studente di medicina al secondo anno, sono diabetico da più di 15 anni, ho fatto il professionista per il team Novo Nordisk, una squadra di ragazzi ciclisti composta da atleti completamente diabetici e quindi come ciclista devi essere magro così, magari metto una fotina qua di lato per farvi vedere quanto ero magro quando andavo in bici. Questo perché poi per il ciclismo serve essere appunto molto magro per avere meno peso da portare in salita. Ma tolto, mettiamo un attimo da a parte il discorso ciclismo. Perché è difficile perdere peso nel diabete? Beh, questo è da cercare il motivo per cui abbiamo il diabete, cioè insulina e glucagone. Cosa significa? L'insulina innanzitutto dobbiamo vedere a cosa serve e dobbiamo vedere a cosa serve il glucagone. L'insulina è l'ormone che permette di trasformare quelli che sono tutti gli zuccheri in eccesso che si trovano nel sangue, insulina e glucagone che vengono prodotti dalla porzione endocrina del pancreas. Il pancreas sia una porzione esocrina sia una porzione endocrina, la porzione endocrina è composta dalle isole di Langerhans. L'insulina è quell'ormone che ha il compito di trasformare quindi tutti gli zuccheri che sono presenti in eccesso, quindi quando noi abbiamo una glicemia alta e noi siamo sani, quindi non in presenza di una patologia che indica diabete, trasforma questo zucchero in eccesso e li trasforma appunto in quello che potrà essere glicogeno piuttosto che potrà essere tessuto adiposo. Quindi li converte in una futura forma di energia ed è una cosa super fondamentale. Basti pensare che se noi ingrassiamo, questo è dovuto al fatto che, dato che noi deriviamo da che erano raccoglitori dei nostri progenitori, quindi di antenati secoli fa e millenni fa, erano dei raccoglitori e cacciatori, e il cibo non è che come adesso apri la dispensa o apri il frigo e trovi da mangiare, diverso, quindi abbiamo bisogno di mantenere le scorte, quindi è un ormone che garantisce sicuramente la sopravvivenza della specie quando non c'è da mangiare. Idem fa il glucagone, cioè il glucagone ha il ruolo opposto, ovvero se noi abbiamo la glicemia bassa, l'ormone glucagone, che viene sempre prodotto dalla porzione endocrina del pancreas, stimola quello che è stimola quello che è la degradazione ad esempio per quanto riguarda il glicogeno, inibisce la formazione di glicogeno, quindi attivando la degradazione del glicogeno per poter quindi fornire energia. Il glicogeno è una forma di possiamo dire glucosio, non è proprio glucosio, ma diciamo che è una forma di glucosio ramificato e che si trova nei muscoli e che viene utilizzato per lo sport, per l'attività fisica nell'immediato. Successivamente, quando viene consumato il glucogeno, si passa a quello che è il tessuto adiposo. E quando abbiamo la glicemia bassa, viene consigliato di fare appunto un'iniezione di glucagone dall'esterno, questo appunto per ristabilire i valori normali. Se noi non avessimo il problema di dover utilizzare il glucagone, allora noi non avremmo tutti questi problemi per quanto riguarda la dieta. Basti pensare, voi quando avete la glicemia bassa fate una puntura di glucagone o magari bevete, non so, un bicchiere di Coca-Cola, un pezzo di pane con la Nutella, un po' di miele o la marmellata o quello che volete voi. È più probabile che tu mangerai qualcosa, ok? Inoltre, il fatto che l'insulina aumenti di peso, cioè il fatto che l'insulina aiuti a mettere da parte, questo sicuramente non aiuta nel perdere peso durante una dieta. Se mi hai seguito fino a qui e sei un po' confuso, facciamo una mini spiegazione. Cioè, perché quindi è così difficile? Cioè, noi il glucagone lo possiamo prendere dall'esterno, l'insulina la iniettiamo dall'esterno, quindi in teoria dovremmo essere una persona normale, giusto? Risposta no. Questo perché durante gli alimenti, se tu hai già visto i video, saprai che carboidrati, proteine e grassi forniscono energia in modo diverso e in tempi diversi. Questo fornire energia in tempi e modi diversi contribuisce a determinare variazioni di quello che è l'andamento glicemico. Con un sensore, ad esempio, di freestyle, monitorando la glicemia, spesso possiamo quindi vedere quello che è l'andamento della glicemia durante la giornata, che prima magari si alza, si abbassa, pur restando magari, non so, tra un range tra 120 e 180. Quindi non si alza mai tanto, però comunque ha le sue oscillazioni, pur magari rimanendo giusto, ma anche tra 120 e 150. Oppure invece può salire, aumentare, perché abbiamo mangiato degli alimenti grassi che dopo diverse ore dal pasto contribuiscono ad alzare la glicemia, oppure si può abbassare perché abbiamo fatto troppa insulina rispetto a quello che noi effettivamente avevamo bisogno, quindi abbiamo messo da parte di più di quello che il nostro organismo ha bisogno. Il problema della glicemia bassa è che se viene a mancare zucchero al cervello iniziamo a morire i neuroni e quindi noi siamo messi in una bella situazione, ma mi pare anche abbastanza palese.
Quindi il fatto che non vi sia un corretto bilanciamento tra insulina e glucagone, il fatto che pure noi, non, molti, non utilizzano il glucagone quando c'è la glicemia bassa per ristabilire quello che è il valore corretto di glicemia, contribuiscono a determinare una maggiore difficoltà in quello che è la perdita del peso. Ora, comunque, com'è che si perde peso? Si perde peso banalmente se il mio metabolismo basale è di 2000 calorie, il mio metabolismo basale è l'energia che il nostro corpo ha bisogno di consumare per mantenere in ordine tutte le funzioni di tutti gli organi, che sono quelle dovute al... E viene calcolato, se noi non facciamo niente tutto il giorno, cioè se tu stai a letto tutto il giorno, il tuo metabolismo basale è di, non so, spariamo caso, 2000 calorie, benissimo, chilocalorie ovviamente. Mentre se tu fai attività fisica, tutto quello che, quindi noi ci muoviamo, alziamo, saltiamo, corriamo, balliamo, cantiamo, tutto contribuisce a aumentare le calorie. Ora, può influire sulla glicemia anche lo stato d'umore, quindi tristezza, ansia. E anche la pressione influisce, abbiamo anche stress che contribuiscono, rilasciano il cortisolo che contribuirà poi ad aumentare la glicemia. Quindi abbiamo una serie di dinamiche che contribuiscono a aumentare la glicemia, ma ritornando a quando, quello che era il metabolismo basale. Quindi se ipotesi il mio metabolismo basale è di 2000 calorie e io ne introduco 1800, anche se io poi mangio un po' di più perché ho la glicemia bassa, comunque io ho introitato meno calorie di quello che il mio corpo ha necessariamente bisogno e quindi andrà a prenderle da quello che è le scorte di tessuto adiposo. Ok? Benissimo. Quindi comunque questa cosa avviene semplicemente in misura minore rispetto a una persona sana che non ha appunto questi scompensi tra insulina, glucagone, glicemia alta e glicemia bassa. Spero di averti risposto in questo video. Ti ricordo che se il video ti è piaciuto puoi lasciare un mi piace, commentare qua sotto, ricordati che poi se vuoi un video in particolare su qualcosa basta chiedere appunto qui sotto, e se vuoi vedere altri video come questo, video che riguardano una dieta per diabetici, video che riguardano lo sport e il diabete, video che riguardano i sensori e il diabete, ho fatto un video sui nuovi Dexcom G7 e i FreeStyle Libre 3 che non sono ancora disponibili in Italia e non sappiamo quando lo saranno, ti basta iscriverti al canale. Io ti do tutto quello che ti devo vedere e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.